Aggiornamento. L'aggiornamento è che montato le gomme, perché tutta sta roba, tutto sto casino, anche tutto quello là dietro, devi andare fuori da cazzo. La macchina la metterò lì nel terreno del mio vicino. Perché? Perché faccio fare subito la gettata di cemento qua, faccio finire il tetto lì e basta, lì è finito, così la casa è a posto e non ci penso più. Spendo tutti i soldi che ho, io ho fatto mettere il tubo così, almeno non c'ho più la grondaia che mi va a pisciare lì in casa, butta lì su sto tetto che scarica qua. Più semplice, più efficace. Come ho fatto qua. Come ho fatto lì, anzi dopo glieli faccio verniciare di nero perché brutti a vedersi così. Ieri qua barbecue. A tutto spiano, barbecue. Sono saliti sul tetto, mi ha detto che il tetto è conciato di merda, che è pieno di buchi. Adesso li ho mandati a vedere quanto costa il materiale per rifare il tetto. Va rifatto, non c'è i cazzi. E niente, adesso svuotiamo tutto qua. Là va rifatto il tetto, la parte mancante, e faccio costruire una casetta di cemento per metterci tutti gli attrezzi in maniera che non c'è più burdello in giro, dico via. Così posso lavorare bene, comodo e non sotto l'acqua. Questo aggiornamento del 30 maggio. Aggiornamento sui lavori della casa. Allora, abbiamo deciso di finire tutto, fare tutto pronto via. Dunque, qua abbiamo svuotato tutto, non c'è più la macchina. L'idea è che io ho una tanica in acciaio inox che di là non mi serve a niente. La voglio piazzare qua, in questo punto. Alta, più in alto, che arriva da lì, arriva qui, quindi qua ci sarà una colonna di cemento per supportarla e devo far risanare tutto il muro perché in alcuni punti è marcio, anche lì è marcio, è crepato, eccetera, va tutto risanato. Poi io qua ho il pozzo, qua c'è il pozzo che posso prendere l'acqua, quindi faccio un tubo che arriva fino a qua metto una pompa a mano, perché se va via la corrente, se la faccio elettrica e va via la corrente me la piglio nel culo, perché non funzionerebbe. Allora la faccio manuale. Questa pompa caricherà, riempirà il tank. E poi per caduta, per pressione e caduta, verrà fuori bella forte l'acqua. E qua posso mettere un lavandino, posso mettere una doccia per farmi la doccia, eccetera. Poi verrà fatti due scarichi dell'acqua. Cazzo. Verranno fatti due scarichi dell'acqua che uscirà fuori lì, che c'è già un buco che esce fuori. Uno verrà messo qua, uno scarico con un tubo, e un altro viene messo qua, così quando fai la doccia l'acqua va già fuori. Perché ne metto uno anche lì? Perché qua verrà costruita una casetta, un piccolo box, cabinet per lavorare, per fare l'officina. Ci sarà un muro qua, come ho disegnato lì. Qua ci sarà una clair che si apre verso l'alto, qua un altro muro, e poi qua ci sarà il tavolo che farà a L, un tavolo a L, e
con tutti gli armadi attaccati lì, con tutta la roba eccetera sistemata bene. Qua o mettiamo i Vespai per far uscire l'aria, non lo so. Qua verrà messa una griglia per non fare entrare la gente che mi ruba le cose e basta per ora così. Dunque, fase successiva dei lavori alla casa. Visto che abbiamo già fatto un mucchio di lavori, ho detto facciamo tutto e basta, e non ci pensiamo più. Quindi mano al portafoglio e spendo un bel po' di soldini, che fino adesso vabbè, abbiamo fatto qua la gittata, qua poi vabbè, abbiamo fatto la tettoia qua, che è comoda per fare il barbecue. Abbiamo rifatto tutta la tettoia là fuori della Dirty Kitchen. Abbiamo fatto nascondere i tubi che si vedevano prima, erano a vista, il tubo di scarico del lavandino della cucina l'abbiamo fatto incementare dentro, che non si vede più. E prima scaricava qua, c'era praticamente una pozzanghera mista a cibo, uno schifo, non mi piaceva. E quindi abbiamo fatto chiudere sia il canale di là che quello lì, questo qua è il tubo della cucina. Qua il lavoro non è ancora ultimato, che si uniscono qua con un tubo che cammina di qui. Anche qua dopo farò ricoprire tutto con la terra nuova, una bella pulizia generale eccetera, e il tubo arriva qua e scarica l'acqua in un pozzetto che c'è qua, che va modificato un attimino perché è troppo pieno e va a scaricare tutta l'acqua lì, non va bene. E ho detto vabbè, già che ci siamo facciamo un bel lavoro. Ho fatto mettere uno scarico anche qua. Perché? Perché qua adesso faccio fare tutta una gettata di cemento, chiudo tutto. Qua faccio costruire un vaso gigantesco che arriva fino là in fondo per poter coltivare, alto fino qua più o meno, pieno di terra, così coltivo lì. Qua metterò dei vasi, invece li metto tutti dei vasi con i fiori eccetera, bim bum bam. Qua c'è già uno scarico che va al di fuori lì, ma verrà chiuso perché faccio tutta la gettata di cemento nuova. Il pavimento qua sarà inclinato verso questo scarico, così da là con la canna dell'acqua pulisco tutto molto velocemente. Ho fatto togliere tutto il, c'era qua un muretto di contorno come questo, come questo qua, verrà eliminato totalmente, lo faccio togliere perché non serve a niente, mi ruba spazio. E già che c'ero ho detto ma sì, facciamo un impianto dell'acqua che arriva qua, che arriva qua, così se devo lavare la macchina lì fuori o c'ho l'acqua anche qua, e in più la porto fino in fondo qui, arriverà fino a lì. Lì in alto metterò il tank, la cisterna dell'acqua, che al momento prima era lì, prima era qua, adesso l'ho fatta togliere, adesso l'abbiamo rimessa lì provvisoriamente perché c'è qua un casino di roba, vabbè, pezzi della macchina, questo è il muso della macchina e questo è il culo della macchina che ho tagliato via. E questa cisterna qua verrà messa là in alto
in alto, che in caso di che manca l'acqua, e qua quando ci sono i monsoni, temporali pesanti, chiudono l'acqua e chiudono la corrente elettrica, quindi mi dovrò anche fare un generatore. Ve l'ha messa lì, la cisterna ve l'ha messa lì, così è in alto, c'è più pressione di caduta e la ricarico con questa, con questa, con questa linea dell'acqua andremo a caricare la cisterna, che in più mi metterò anche, metterò anche un lavandino e una doccia, mi metto anche la doccia, faccio il piatto doccia, che qua verranno messi gli scarichi dell'acqua, uno qui e uno lì, con un tubo che porta fuori da quel buco là l'acqua. Qua c'è il pozzo, questo è il pozzo, è profondo 6-7 metri, ma verrà chiuso, verrà eliminato, perché sono venuti i tecnici ieri, ma mi hanno detto che è pieno di fango, perché io qua sono in collina, sono più in alto rispetto agli altri, perché giù di là la strada va giù in pendenza e infatti di là hanno l'acqua buona e molta pressione, qua invece no, qua è troppo fango, siamo troppo in alto rispetto al livello del mare eccetera, e quindi è un casino, bisognerebbe mettere la pompa elettrica, non me ne frega niente, lo chiudo, abbandono quel pozzo lì, tanto l'acqua non è neanche buona, quindi abbandono quel pozzo lì. Poi verrà fatta tutta una gettata qua di cemento per portare a livello uguale a qua, là, e quindi con una pendenza in maniera tale che l'acqua dalla casa entra in questo canale e va al di fuori, viene scaricata all'esterno, così in caso di allagamenti o che ne so scivola via. È tutto bene. Poi verrà fatta una casetta qua che sarà la mia officina, faccio lì l'officina piccolina, ma neanche tanto, un bel tavolo a L, un bel tavolo a L farò, con tutti gli scaffali per mettere la roba, il cassettiere eccetera, penso che lo costruisco tutto io, compro il metallo, me lo saldo, me lo faccio, me lo vernicio, è buona, e finalmente potrò lavorare. Per ora la macchina l'ho piazzata qua a casa del mio vicino, lì c'è il motore e qua c'è la macchina che l'ho coperta, per adesso così. E beh, ma quanto spenderai di qua di là? Un quinto che in Italia. Ah, un'altra cosa, il tetto uguale a questo verrà fatto anche là, verrà chiuso, sarà chiuso chiaramente, e non è che spendo tanto, con 1000 euro fai tutto qua, con 1000 euro si fa tutto. Più chiaramente bisognerà pagare gli operai, quindi fai conto un 1200 euro, 1300 euro, via finito, completo tutto, tac tac tac, e la casa chiaramente acquista valore. Il giorno che vendo questa casa, ci guadagno un bel po' anche. Facendo due conti guadagno quasi il doppio, perché quando l'ho comprata io costavano meno le case, adesso i prezzi sono andati su di brutto e la casa ha acquistato un bel po' di valore. Bella lì.